Quest'oggi parliamo di truffe, una piaga si sente ormai quotidianamente, ci sono svariati tipi di truffe, dalle truffe informatiche alle truffe, anche le cosiddette truffe dell'abbraccio, sventate decine, di ovviamente, di tentativi. Ma quest'oggi l'argomento, riguarda un istituto di credito che è finito un po' nell'occhio del ciclone per una vicenda che vi racconteremo tra poco e che ha coinvolto un risparmiatore pordenonese che si è affidato a mani esperte, gli amici del Codacons qui rappresentati dall'avvocato Margherita Cusin, che ringrazio innanzitutto per essere in nostra compagnia, ma ringrazio anche Michele Camatta, la persona truffata, raggirata, che ha voluto metterci la faccia. Salve. Ma non perché ha manie di protagonismo, perché lo precisiamo, da questa intervista poi ovviamente io spero, mi auspico, che qualcuno possa prendere spunto, ascoltare attentamente e correttamente per non incappare nello stesso problema. Allora, Michele, che cosa è successo? Incominciamo dalle origini, dalla vicenda. Io so perfettamente che lei un giorno era pieno lockdown, apre l'applicazione di un istituto di credito da fare un'operazione, appare un link, un collegamento ipertestuale che invitava, insomma, a cliccarci Sì, sopra. Partiamo sì. Praticamente da qua. io ho fatto questo bonifico e dopo un paio di minuti praticamente mi arriva questo messaggio al link che ho cliccato e mi diceva che il mio conto era stato violato e che un operatore mi avrebbe chiamato. E dopo un paio di minuti circa mi ha chiamato questo operatore con numero verde di Intesa San Paolo dicendomi che avevo praticamente Addirittura, cioè col numero un numero verde. identico del, quindi riuscite addirittura a clonare Sì. Sì. il numero stesso. E praticamente mi ha chiesto il codice clienti, cioè il codice PIN dell'app e da lì praticamente loro mi hanno detto che entro 2 o 3 giorni avrebbero sbloccato tutto quanto e praticamente dopo 2 giorni io non vedendo nessuna comunicazione sono andato a fare un estratto conto e lì ho trovato la sorpresa. Praticamente mi sono trovato 8 prelievi da 190 Quanti euro. prelievi? 8 8. prelievi da Sì. 190 euro. Sì. E avevano di fatto, possiamo dirlo, svuotato il conto corrente. Sì. Magari qualche piccolo risparmio messo da parte e di fatto si Sì, è. infatti. E in quel momento cosa, cioè, che Quel cosa le è venuto in mente? momento sono andato a casa Ecco, e prelievi nel giro di 2 giorni? sì, in 2 giorni, il In 15, determinati sì, il orari. 16 e il 17. In Sì. determinati. Sì. Siamo ad aprile. Sì. Ecco, quindi siamo in pieno lockdown, Sì. giustamente lei si fida del numero verde. Anche del gruppo, il messaggio del gruppo Intesa San Paolo, però non è stato così. Era un truffatore. Un truffatore. Sì. È la prima volta, immagino, che Sì, incorre in assolutamente questo tipo di sì. truffa. Ecco, come si è sentito da quel punto di vista? Perché uno che apre, vede il saldo che pari a zero. Malissimo, malissimo. Ho detto cavolo, sono stato truffato. E lì poi sono arrivato a casa, ho chiamato l'Intesa San Paolo, numero verde online, ho fatto il Quello bloccato, ufficiale, non quello quello ufficiale, farlocco. e lì ho bloccato l'app e tutto quanto, e mi hanno detto che praticamente avevano tempo fino il 25 di agosto per sapere se effettivamente era un mio errore o no. E praticamente l'altro giorno, l'11, mi arriva dentro la busta paga e senza una comunicazione, senza niente, mi hanno prelevato i soldi. Cioè. Quindi la banca gli ha, Sì. trattenuto quanto naturalmente questa banda criminale le aveva Sì. sottratto. Loro me li avevano praticamente anticipati, poi li hanno tornati a togliere. Quindi l'importo complessivo che le è stato tolto quella volta montava a 1520. 1.520. Sì. Inizialmente la banca glieli ritorna, Sì. dice vabbè, insomma abbiamo capito che è stato vittima di una truffa, lei saluta, ringrazia e poi se li vede nuovamente Sì, perché decurtare. loro hanno detto che avevano tempo fino al 25 di agosto per
fare le sue valutazioni, diciamo, per vedere se effettivamente era colpa mia, perché naturalmente avendo dato io il codice PIN, il codice cliente. Quindi lei si è fidato ciecamente di certo. Questo operatore, voce italiana o voce straniera? Voce italiana. Voce italiana. Sì. Si è presentato, insomma, conosceva praticamente quasi tutto di lei. Sì, sì, sì. Quindi un vero e proprio hacker, proprio, diciamo, un pirata informatico che in qualche modo è riuscito... Anche perché ha detto stiamo lavorando da casa, stia tranquillo, cioè proprio... A questo punto lei sporge denuncia, immagino. Certo, il giorno dopo sono andato dai carabinieri, ho sporto denuncia e il lunedì sono andato in banca a fare disconoscimento praticamente dell'operazione. E che cosa le hanno detto in banca? In banca mi hanno fatto... Oltre il discorso che avevano tempo fino al 25 agosto. E niente, ha detto che praticamente è la prima volta che succede, qua e là, però... sì, l'unica roba che mi hanno detto è che praticamente loro avevano tempo fino al 25 di agosto per tutta questa operazione. E dopo... Non c'è stata nessuna comunicazione, come torno a ripetere, che mi dicevano che toglievano questi soldi. Cioè, mi sono trovato un attimo male. Diciamo. Male. A questo punto le dice, io presento denuncia ai carabinieri, ma mi rivolgo anche certo, al Codacons, certo. Giustamente il nostro partner ormai da anni. Margherita Cousin, lei aveva già parlato di questo caso, l'ha suscitato anche un certo clamore. A questo punto che la banca ha tornato nuovamente a prendersi quanto aveva ristorato al povero Michele, che cosa può fare? Soprattutto che considerazioni si possono fare a latere ovviamente di quanto è capitato? Allora, nei confronti della banca è già stata inviata una lettera di contestazione del comportamento. Per quale motivo? Perché si ritiene che la banca debba tenere una condotta diligente e professionale. In particolare la banca tutela, è tenuta a garantire la riservatezza dei dati personali del cliente e deve proteggerlo proprio da situazioni come questa di hackeraggio o di phishing o di tutte quelle ipotesi in cui dei malviventi recuperano in maniera truffaldina le credenziali, il numero cliente e il codice PIN. E staremo a vedere l'eventuale riscontro della banca, cosa si fa poi in un secondo momento in linea generale. Si può procedere in due modi, o ricorrendo avanti alla giustizia ordinaria, quindi in base alla competenza giudice di pace o tribunale, oppure ricorrere all'arbitrato bancario. In particolare ci sono diverse sentenze su questo punto che tutelano il risparmiatore e in particolare fanno sì che la banca debba rispondere nel momento in cui non è in grado di dimostrare di aver attuato tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire casi di questo tipo. Attenzione che casi di questo tipo, proprio similari a quelli riferiti oggi, non sono rari e nelle nostre zone sono già capitati e continuano a capitare. Noi abbiamo raccolto ulteriori segnalazioni di questo tenore sempre tramite telefonate da un numero che è quello identico al numero verde della banca, e questo trae in inganno. Quindi, come piccolo decalogo per scongiurare di incappare in una truffa, è quello di diffidare di qualsiasi tipo di informazioni relative a richieste di codici di sicurezza della banca che vengono inoltrate tramite chiamata telefonica, tramite app, tramite link, tramite SMS, tramite messaggi WhatsApp e tramite mail. Come funziona? I malviventi ci inviano un messaggio, come in questo caso, vedete l'astuzia di dire noi ti tuteliamo perché hanno rubato la tua identità e sono loro stessi a rubarla. Loro ti invitano a cliccare su un link. Nel momento in cui tu apri il link sei fregato. Per quale motivo? Perché loro ti ricollegano a un sito esterno che assomiglia a quello originario della banca piuttosto che dell'istituto postale, è una specie di fotocopia, ma che in realtà è il sito di questi malviventi, che appunto nasce per simulare un'operazione regolare, come in questo caso. Guarda, noi ti tuteliamo, c'è il lockdown, facciamo tutto al telefono da casa, dacci i tuoi codici che ti salvaguardiamo il conto. In realtà l'operazione è stata proprio al contrario. Certo. Quindi
Assolutamente importante. Ecco, un'altra piccola nota, il trashing. Il trashing vuol dire, è un'operazione con la quale i malviventi recuperano dal bidone della spazzatura vicino al bancomat, ad esempio il saldo, listino movimenti che qualcuno butta. Attenzione, non fatelo, perché è capitato che da questo listino movimenti riuscissero a ottenere dei dati personali e in questo modo ulteriore entrare nel conto. Altro dato, altro consiglio, aggiornare le app, perché purtroppo anche le applicazioni sul telefono spesso sono fasulle, cioè tu credi di scaricare l'applicazione legittima, formale, corretta della banca e in realtà è quella dei malviventi. Applicate e aggiornate l'antivirus sul computer e sul telefonino, non memorizzate la password. Quando utilizzate dei computer collettivi, quando siete in pubblico, quando utilizzate ad esempio il computer di una biblioteca piuttosto che di un bar, fate sempre logout, quindi massima attenzione, perché purtroppo più utilizziamo il computer, più utilizziamo le app, più utilizziamo l'home banking, più parallelamente ci sono questo tipo di truffe. Quindi dobbiamo per primi noi risparmiatori e consumatori stare attenti, allo stesso tempo le banche devono quotidianamente aggiornarsi e trarre informazioni da questo tipo di truffe, perché non capitino due volte. Cos'è che noi contestiamo ulteriormente alla banca? Che nel giro di due giorni siano stati effettuati 8 prelievi al bancomat di 190 euro. Non è possibile che un sistema bancario in auto... 190 euro? Non lo so. Prelieva 200 direttamente, 190. No, sai che avevano una confidenza con 190. E per non destare sospetti, no? È una cifra contenuta che permette però a loro di in poco tempo prendersi 1500 euro. Quindi le banche, di fronte a questo tipo di operazioni ripetute nel tempo, operazioni nel giro di qualche minuto, devono allertare il cliente e dire: ma sei veramente tu che oggi improvvisamente fai 8 prelievi da 190 euro? Perché immagino Michele non ha mai fatto in una giornata 8 prelievi. Assolutamente da 190 no. Euro. Assolutamente uno no. Si preleva senza bisogno di liquidità, appunto. Preleva in un solo colpo, bravo, magari 500 o 1000 euro, non fa 8 prelievi no. Nel giro di... Ecco, ma il prelievo, io non ho capito come è avvenuto, come sono riusciti a prendere i soldi dal conto corrente, anche perché non avendo il banco, ma cioè si sono fatti dei bonifici, hanno mandato dei bonifici praticamente, dal suo conto corrente a... Praticamente dalla app, sì. Tu... No, cioè non l'ho mai neanche fatto, neanche io questo discorso, sì. Qua io so che mi hanno spiegato, praticamente tu vai lì con il telefono, sì. Vai vicino al bancomat e lì ti arriva un codice, anticipo contante, dici di questo, sì. Codice praticamente e dal bancomat prelevi, ecco. Come non avere il bancomat, diciamo. Però lo fai con il telefono. Ma ci sono degli impianti di videosorveglianza magari nella zona limitrofa, che magari perché l'orario dell'estratto conto viene fuori, certo. Quando è prelevato, dove, in che filiale, non so, avvocato, avete, la denuncia è stata presentata dai carabinieri, poi loro faranno le dovute indagini, eventualmente appunto se c'è una telecamera valuteremo insomma di trattenere, certo. Le immagini. È abbastanza sgaiola nell'utilizzare i sistemi informatici, cioè avrebbe mai pensato? Non avrei mai pensato una roba del genere. Non armi con l'utilizzo di tecnologia. No, non l'avrei mai pensato, perché cioè, mi sono fidato proprio apposta. Che ho detto, cavolo, gruppo Intesa San Paolo e numero verde Intesa San Paolo, ho detto vado tranquillo. E invece non è stato così. Cioè, sei confidato con qualcuno di questa disavventura, oltre che ai carabinieri e agli amici del Codacom? Sì, buon amici e parenti, sì, certo. E immagino tutti sono rimasti... Michele, ma cosa hai fatto? No, cioè, mi hanno detto anche loro che sarebbero cadute anche loro, perché è impensabile, cioè, con un messaggio del genere, col numero verde, cioè, ci puoi cadere tranquillamente. Cioè, ci sono caduto io... Ma ci poteva cadere un anziano, anzi, soprattutto un anziano. Sì, anche perché veramente sono tutte le credenziali affinché dall'altra parte, sì. Ci sia un operatore che vuole veramente aiutarti. Poi ricordiamo sempre il periodo del lockdown, sì. Quando era vietato uscire dalla propria abitazione, se non per motivi necessari e inderogabili sanitari, per esempio. Sì. Quindi tu vai a pensare, dico, guarda che bravi, mi aiutano, mi cambia il numero verde, mi fido di loro. Invece non è stato così. Il raggiro e la truffa. Sì.
avvocato, veramente. Chiudiamo con due regole generali: mai dare a nessuno le proprie credenziali, numero cliente, codice PIN, né per telefono né per iscritto. Deve essere un'informazione che memorizziamo noi, che dobbiamo tenere più celata possibile e, altro dato importante, modificare spesso le password. Questo è l'unico modo per garantirci un minimo di sicurezza. Nel momento in cui scopriamo di essere incappati in una truffa, denunciare immediatamente il fatto a chi? Alle forze di sicurezza, quindi Carabinieri e Polizia dello Stato, anche tramite il modello di segnalazione online, andare a segnalare il fatto alla Polizia Postale, che è esperta in materia di truffe online, e immediatamente disconoscere le operazioni presso la banca, cioè compilare il modulo presso l'istituto di credito e dire: guarda che queste operazioni, in questo caso, non le ho fatte io, bloccale, perché purtroppo il tempismo in queste vicende è molto importante. Io, appunto, abbiamo trattato di casi in cui la banca era stata avvertita che, ad esempio, il bancomat era stato rubato, e le operazioni, nel frattempo il ladro aveva prelevato, la banca aveva tenuto in sospeso i pagamenti per poi, dopo una settimana, dare l'ok a questi pagamenti. Quindi in questo caso il truffato, in questo caso la persona derubata, era stata pronta nell'avvertire la banca, ma deve essere anche la banca immediatamente a porre in essere le condizioni perché il ladro non possa utilizzare il bancomat rubato, per fare un esempio. Quindi tempismo e soprattutto massima allerta. Ricordate che voi non potete sapere chi avete dall'altra parte della cornetta, non sapete se è una persona italiana, se è una persona che lavora all'estero, perché attenzione, se il malvivente abita nel nord Europa, come fate a fargli causa? Cioè, ci sono proprio delle problematiche di tipo concreto, quindi diffidate di qualsiasi richiesta di informazioni personali, in particolare per quanto riguarda il conto bancario, che vi derivano da chi che sia. Chiamate telefoniche o richieste scritte via messaggio o mail. Ma io poi, tra altre cose, avvocato, che sia l'Intesa San Paolo, l'Unicredit, le BCC, la Friuladra Credit Agricole, buttiamole dentro tutte. Si tratta di colossi, colossi che fatturano miliardi o milioni di euro. Io credo che per 1500 euro, e la responsabilità è stata imputata ovviamente non all'amico Michele Camata, ma a dei malnati, io credo che qualcuno si dovrebbe mettere la mano sulla coscienza, perché magari c'è chi ha un conto corrente di svariate cifre, svariati zeri, c'è chi invece ha il conto corrente con pochi zeri e che magari di quei soldi lì ha la necessità, perché deve pagarsi il mutuo, deve magari sfamarsi, deve sfamare lui, la famiglia e i figli. Io spero veramente che dopo questa trasmissione qualcuno si metta la mano sulla coscienza e dica: beh, appurato, fatto, è stato uno scivolone, ma quei soldi, con tutte le assicurazioni che altre cose poi ci sono, gli vengano di nuovo riaccreditati sul suo conto corrente. Io mi auguro, perché ne va poi della credibilità degli istituti di credito, eh? Ecco perché magari dopo io faccio sempre un discorso a carattere generale: si diffida sempre A della politica, B delle banche. Se poi si sentono anche queste situazioni, beh, il cittadino magari qualche riflessione se la deve ancora porre. Ho sbagliato nel dire qualcosa? No, assolutamente. Sì, diciamo che in questo caso è stato proprio spiacevole, perché oltre alla truffa il signore è stato ulteriormente deluso da questo comportamento imprevisto della banca, che senza dare nessun avviso ha tolto i soldi che servivano, appunto, come diceva, per pagare le rate, per pagare i debiti e per mantenere la famiglia, perché non stiamo parlando di conti milionari, stiamo parlando di persone che lavorano per vivere, e 1500 euro servono per il mantenimento, certo, della famiglia. Quindi, come istituto di credito, come minimo mi dovevi avvertire, come minimo mi dovevi dire: ascolta, come facciamo? Io lo so che tu hai delle uscite, te li facciamo rientrare a rate, cioè parliamoci. Invece, senza comunicazioni, uno va a fare il prelievo, si trova azzerato il conto, non è un modo ideale per instaurare un rapporto di fiducia tra banca e utente. Stiamo parlando, come diceva lei, di un colosso che ha la possibilità di assicurarsi e che ha la possibilità di tutelare soprattutto i piccoli correntisti. Mi sembra che siamo stati molto chiari, e voi, mi raccomando, da casa fate tesoro della storia di Michele Camata, che ringrazio soprattutto per averci messo la faccia, perché si è bravi, no, magari a denunciare in anonimato le situazioni. Bisogna essere altrettanto bravi poi, visto che non c'è nessuna vergogna, e fatelo se incappate in queste situazioni, denunciate,
mostrate la faccia, venite anche, perché nessuno vi deriderà se è stato tu no, perché bisogna trovarsi in certe situazioni per poi ovviamente anche avere il coraggio e la forza per uscire. Denunciate immediatamente, affidatevi poi associazioni di categoria, CODACONS, non CODACONS, avvocati, qualcuno che vi possa assistere. State ben attenti perché veramente la truffa è dietro l'angolo. Grazie davvero Michele, mi auguro veramente che le possano essere accreditati questi soldini che possono fare, come abbiamo detto, la differenza. E grazie anche a Margherita Cusin, avvocato del CODACONS del Friuli Occidentale. Chiudiamo qua questo speciale, questa trasmissione sulle truffe, truffe che sono sempre dietro l'angolo, lo ricordo, e sono purtroppo in aumento. Periodo anche porta ovviamente ai truffatori ad avere ancora più sete di denaro, ovviamente nel tranello potreste cadere tutti, dal più abile al meno abile nell'utilizzare i software informatici. Grazie ancora per essere stati con noi, la nostra programmazione continua sulla nostra emittente televisiva. Thank you.